presentarvi il nostro guest speaker di oggi, l'avvocato Carlo Bengio, che si sta preparando per collegarsi con il suo iPad. Allora, due parole di presentazione, trovate poi la fotografia anche sul sito del corso e sul sito del Centro Next. L'avvocato Bengio è un avvocato penalista. Avete già avuto come guest speaker il professor Ricolvi, che invece è un civilista. Magari vi dice anche solo per cultura generale la differenza tra queste due tipologie di avvocati, civilista e penalista. Lui scrive nella sua descrizione su Twitter che si occupa di cose digitali ma anche di qualche delinquente analogico. E l'avvocato Bengio si occupa particolarmente di temi come la libertà, diritti fondamentali online, libertà di espressione, privacy. E quindi durante il suo intervento di oggi ci parlerà di queste cose, vi dà come ospite di questo corso alcuni elementi di base che vi stavano poi, vi rimangono poi come patrimonio di vostre conoscenze. Per esempio la privacy è stata evocata molto spesso, ma effettivamente fino a questo momento non è mai detto di cosa consista la tutela dei dati personali, che invece è uno dei cardini di molte cose che riguardano internet, particolarmente in Europa. Parlerà anche di altre cose, se lo sentirete, va nel solito spirito di interazione, quindi fate pure tutte le domande, se non capite qualcosa alzate la domanda, alzate la mano, fate le domande che ritenete di dover fare, approfittate della sua presenza qui, che molto gentilmente ha trovato spazio nella sua agenda lavorativa per venirvi e venirci a incontrare. Quindi grazie molto all'avvocato Bengio di essere venuto, la prima parola. Io mi occupo di reati, di galera, poi in realtà il diritto penale è molto vario, in Italia abbiamo questa mania di che tutte le cose devono diventare penali, in realtà il penale dovrebbe essere, come dire, l'ultima parte del diritto quando lo Stato non ce la fa proprio più a reggere dei comportamenti, quando la lacerazione sociale, si dice, cioè quando dopo che è fatto di tutto questo continua a rompere le scatole, lo piglia e lo mette in galera e quindi comprimi dei diritti. Questo è il penalista, a differenza del civilista che invece regola le questioni tra privati. Se tu mi dai i soldi e non me li dai, vado da un civilista. Se tu mi dai un pugno, vado da un penalista, perché quello lacera il tessuto sociale ed è un comportamento che necessita la galera. Tutto questo cosa c'entra con internet? Poco. Il diritto penale è un diritto molto lento, fatto di grandi principi, fatto di catene, diciamo, insomma, che ha poco a che fare con la tecnologia, o aveva poco a che fare con la tecnologia, ma insomma internet, non devo spiegarlo a voi che cosa ha fatto, la digitalizzazione che cosa ha fatto, e alla fine io ho preso un direzione per cui ho pochi delinquenti, spacciatori eccetera eccetera, e dei delinquenti o comunque definiti tali che invece dovrebbero delinquere sulla rete. Chi siano i delinquenti della rete non si è ancora ben capito, qualcuno sostiene che possono essere i service provider, per esempio è stato condannato Google recentemente a Milano 2 anni fa per la vicenda di un video postato, ed è stato condannato il dirigente di Google a della galera, 6 mesi di galera, siamo l'unico paese del mondo che ha fatto un passo di questo genere. Oppure possono essere i classici reati phishing, piuttosto che con diffamazione. Devo dire, in internet, nonostante poi ci sia questa vulgata per cui internet è una tragedia, lo stalking, l'harassment, i bambini presi, eccetera, eccetera, vi devo confessare, non ci sono tantissimi reati che si commettono su internet, grazie. I comuni sono le diffamazioni, perché tutti parlano e tutti comunicano, delle truffe, ma che sono le truffe, io dico sempre, perché esistono dei reati specifici come
la frode informatica, ma la frode informatica è una cosa diversa dal fatto che io venda la fontana di Trevi. Io dico sempre, se Totò oggi dovesse vendere la fontana di Trevi, aprirebbe un sito internet e cercherebbe di venderla su internet. Questo non rende quel reato però diverso da quello che aveva commesso nel noto film. Sempre una truffa è, e internet è solo un mezzo banale come un altro. Ci sono dei reati invece propri di internet, che sono appunto gli accessi abusivi, che sono tutte le problematiche della violazione della privacy, e di questi io mi occupo. Io sarò un po' confuso, poi interrompetemi quando non capite, noi avvocati siamo, abbiamo tornato. Io volevo provare a proporvi un punto di vista diverso, cioè da quello che ho visto nei video dei vari ospiti che sono venuti a parlarvi, voi avete sempre visto come internet ha cambiato aspetti della vostra vita, della nostra vita e della società. Io vorrei provare a fare un discorso inverso, cioè come la legge può cambiare internet. Cioè partiamo, non partiamo dalla società e di cosa fa il mondo, la rivoluzione digitale sulla società, ma vediamo che cosa può fare nel bene o nel male la società, cioè la regolamentazione di internet su internet, dando quindi per scontato, e lo do perché sono qui a un corso dove probabilmente ne saprete ormai più voi di me, di quello che è internet, della neutrality, di come è nato, di tutti i benefici che ha portato, insomma, non faccio la celebra, l'unica cosa che vi volevo dire è che, e forse vi è già stato detto, per lungo tempo la forza di internet è stato che l'unica legge che c'era su internet era il codice, cioè era quello che tu scrivevi nei software, nei programmi, nei sistemi, nei protocolli, ma nessuno Stato, nessuna autorità legislativa, nessun Parlamento, nessun politico per molto tempo si è accorto di che cosa stava succedendo, di come si stava diffondendo. Tu potevi fare quello che volevi su internet e se funzionava da un punto di vista tecnico e se funzionava da un punto di vista di risposta degli utenti, quello andava avanti. Questa è stata la forza di internet. Cioè il fatto che la legge si è sempre astenuta, e per molto tempo uno degli slogan era giù le mani da internet, non toccare, perché a un certo punto, negli anni 2000, inizio 2000-2005, quando internet è esplosa, si è capito che sarebbe stata una roba in qualche modo devastante nel bene e nel male, beh, qualche Stato, qualche potere ha detto, beh, questo dobbiamo controllare, noi non possiamo andare avanti così. E lì si è detto giù le mani da internet, lo dissero un po' tutti, lo dissero gli utenti perché non volevano avere delle limitazioni nella possibilità di scambiare, lo dissero gli operatori, che poi non erano molto diversi dagli utenti, cioè erano la periferia della rete, no? La rete trasmetteva, ma i grandi provider che iniziavano a diventare davvero grandi, pensiamo a Google, eccetera, eccetera, anche loro temevano che gli stati potessero in qualche modo entrare e regolamentare questo flusso incontrollato di informazioni che vi dà. Anche chi pativa internet, voi qua avrete, so che c'è stato il professore Colby, iniziato a sentire tutto il problema del diritto d'autore, no? Ma anche le case discografiche, che pur vedevano che su internet i loro brani giravano gratis e loro non guadagnavano niente, continuavano a dire no, ma non toccatelo internet, ce la vediamo noi col mercato, noi siamo forti e vedrete che riusciamo a trovare degli accordi con questi soggetti strani che erano gli internet service provider, continuo a pensare a Google, ma potreste pensarne 300.000, e vedrete che a un certo punto si è capito che non ha funzionato questa, o meglio, internet significava, per il codice significava, per il mercato significava, perché iniziavano ad esserci delle posizioni grandi e importanti, dei provider che valevano più di altri, c'era il problema di chi aveva materialmente la connessione, perché poi ci sono delle situazioni di potere anche in internet. Se io ho il cavo del telefono, in qualche modo internet passa di lì. E quindi si è iniziato a dire, ma forse però invece qualche regolamentazione ci vuole. E oggi, devo dire, a distanza di 4-5 anni, sono quasi tutti a dire per favore regolamentiamo internet.
perché, come dire, quell'idillio iniziale, quella partenza libera, totalmente fuori da ogni controllo legislativo, dei flussi di informazione, dell'innovazione, e si è modificata, come ho detto, per ragioni di mercato, si è modificata per ragioni di utilizzo di internet, e a questo punto tutti quanti dicono: ma forse qualcosa è necessario regolamentare, perché dei problemi di internet ci sono. Per queste slide che io avevo preparato non specificatamente per voi, il problema dei cookie, che immagino sappiate tutti che cosa sono i cookie, non devo spiegarlo, giusto? E anche spiegato in quel volumetto che fa parte del programma d'esame come funziona internet, a un certo punto è scritto esattamente cosa sono i cookie, ma lo ricordo per chi fosse, non l'avesse ancora guardato, sono dei piccoli file di testo che vengono automaticamente creati sul vostro computer quando navigate su internet, in maniera tale che un sito web possa mantenere traccia delle vostre visite a quel sito. Il motivo per cui su certi siti venite automaticamente riconosciuti è perché appunto esistono questi file chiamati cookie. Perché vi parlo dei cookie così? Che vuol dire biscotto in inglese. Perché vi parlo dei cookie? Perché per me è significativo il problema dei cookie, nel senso che il cookie rispondeva a una esigenza essenziale che si è rappresentata molto presto nella vita di internet. Cioè sapere con chi io stavo parlando. Cioè gli operatori commerciali a un certo punto non potevano più permettersi a iniziato a vendere le cose su internet, arrivava uno con la connessione, scriveva, si comprava, non lo so, per 100.000 euro di robe, io quello poi comunicavo. Come facevo a sapere con chi stavo parlando, se questo... Allora sono sorti i cookie che erano e sono essenziali per il commercio elettronico. Sono essenziali per mille cose, perché io ti riconosco. Quando tu ti colleghi e io vedo che c'è sul tuo computer, c'è già quella stringhetta lì, io so che tu sei già stato qua e so anche che cosa hai fatto qua. Posso sapere tante cose. Ci sono, nati per questa ragione, si sono poi, come dire, ampliate. Queste informazioni che vi piazzano sul vostro computer a vostra risaputa, da sempre, si sono complicate. Io poi tecnicamente faccio un avvocato. Sono complicate e contengono informazioni che possono essere utilizzate non solo dal sito dove andate, ma anche da siti di terze parti, per esempio per la pubblicità. Io penso ai cookie sempre come quando io vado sempre nello stesso bar e finalmente posso permettermi di dire il solito, che è una situazione di gradevole andare in bar e dire il solito grazie. Perché chi e dall'altra parte del banco mi riconosce, sa che cosa faccio, mi profila in qualche modo, no? Il solito al bar è una profilazione del cliente, il che ha dei vantaggi, dei grossi vantaggi. Ha qualche problema, perché se il barista vende quell'informazione, per esempio, all'Associazione Alcolisti Anonimi, e l'informazione che il mio solito è un bianchetto alle 9 di mattina, e io probabilmente faccio il bianchetto da 10 anni, è probabile che prima o poi possa diventare cliente dell'Associazione Alcolisti Anonimi. Il fatto che il barista monetizzi questa sua informazione, cioè il fatto che lui sa che io piglio il bianchetto la mattina, ovviamente viola la mia riservatezza, perché a me sta molto bene che il barista lo sappia, così io non devo dire davanti a tutti il bianchetto, gli dico il solito. Mi sta un po' meno bene che lui vada a dire in giro che io alle 9 del mattino mi faccio già un'osservazione tecnica. Vi ricordate quando abbiamo visto parlato di web, abbiamo parlato che l'intenzione di Internet League costituiva da una parte di un linguaggio di iscrizione, l'HTML, e dall'altra il linguaggio di comunicazione tra il sito web e il browser, la macchina dell'utente. E questa seconda cosa era l'HTTP. Ricordate, diciamo, ecco perché all'inizio delle URL c'è HTTP ./. E l'HTTP è stato progettato da Internet League senza memoria. Cioè, che significa? È un protocollo senza memoria, nel senso che noi chiediamo al sito una pagina, il sito ci risponde mandandocela e finisce lì. Non tiene traccia del fatto che ho chiesto quella pagina. Ecco perché è indispensabile il cookie, perché il protocollo HTTP è stato progettato deliberatamente senza memoria. Prego.
Il problema dei cookie è un problema che non è ancora risolto, e il 1° giugno di quest'anno è stata emessa in Italia una nuovissima legge, che deriva da una direttiva europea, che ha proprio l'oggetto di cookie. Questo ve lo dico non per spiegarvi quella legge lì, che è noiosissima, eccetera, eccetera, ma per dirvi che una legge che era dettata dal codice, che era un'esigenza di mercato, che si è tradotta in un'informazione e in un'invenzione, chiamiamola invenzione, insomma, i cookie, a un certo punto è stato oggetto di un grosso dibattito, perché il problema era, sì, ma io come proteggo il fatto che quelle informazioni che voi mi prendete quando io navigo le utilizzate solo per servirmi il bianchetto e non per andare a venderle all'associazione con gli anonimi? Non è risolta quella vicenda dei punti, non sto a raccontarvi. Vi posso dire però che dal 1° giugno, teoricamente, ogni volta che vi collegate a un sito, voi dovreste dare il consenso a che lui piazzi il cookie nel vostro browser. Questa era l'idea della Commissione Europea. Questa idea ha fatto inorridire molti service provider per la semplice ragione che la navigazione sarebbe stata uno stress infinito, perché a ogni pagina avreste avuto un pop-up che diceva: sto per piazzarti un cookie, lo vuoi? E tu dopo un po'. Adesso l'hanno parzialmente risolta dicendo: vabbè, ma va anche bene che il consenso a che piazzino il cookie sia dato una volta per tutte tramite dei programmi, tipo il browser, quindi, o tipo NoTrack, cioè il fatto di non essere tracciato, per un software che permette di escludere i cookie. È vero che se noi escludiamo i cookie poi su molti siti non riusciamo a fare quello che facevamo prima, perché lo facevamo proprio perché lui ci riconosceva e ci dava accesso a determinate parti. Se lui non ci riconosce più perché noi gli abbiamo detto no grazie, non mettere i cookie perché non voglio che tu sappia che io devo il bianchetto alla mattina, lui dice va bene, ma allora io non posso offrire il bianchetto, se tu chiedi solo il solito devi rifare tutta la procedura e chiedermi il bianchetto specificatamente, ok? Quindi vantaggi e svantaggi. Altra, se mi permette, una questione tecnica, è che a parte questo meccanismo di base dei cookie, poi dei specifici software possono avere dei loro cookie molto più nascosti e molto più difficili da sradicare. Il caso più eclatante è Flash, che è usato da innumerevoli siti web, si piazza una sorta di cookie che elencano tutti i video che avete visto e che non compaiono a un'ispezione generica della macchina. Ci sono dei plugin apposta, ad esempio per Firefox, che identificano questi cookie specifici di Flash e li sradicano quando decidete voi, quando uscite dal browser o quando invocate questo plugin. Quindi questo piantare informazioni più o meno nascoste sulla macchina riguarda non soltanto il browser ma anche appunto specifici programmi. Quindi di nuovo la legge che a un certo punto dice ma noi dobbiamo intervenire, e siamo ancora a discutere, dimenticatevi tutti. Un altro caso in cui la legge a un certo punto interviene è per esempio per l'IP mapping. Siamo nel 2000, l'indirizzo IP lo conoscete tutti, a un certo punto, non so sicuramente chi, non lo ricordo più, c'è questo che fu sentito come testimone in libro verso Yahoo, adesso ho smartphone di Alzheimer, era a Parigi, un informatico piuttosto noto, e si accorse che sul suo computer c'era la pubblicità di un fioraio del Minnesota, capì che c'era qualcosa che non andava, perché un fioraio del Minnesota che faceva la pubblicità sul browser di uno che si connetteva a Parigi non aveva senso, bisognava che la pubblicità fosse di un fioraio di Parigi, se ero a Parigi. Da questa banale esigenza nacque la possibilità, correggimi se sbaglio Juan Carlo, di mappare geograficamente gli indirizzi IP e sapere quindi da dove noi ci colleghiamo. Altra informazione tutto sommato personale, perché se io dico a mia moglie che sono al Politecnico a fare lezioni, invece sono ad Amalfi con la mia amante, dall'indirizzo IP di Amalfi mia moglie potrebbe sapere che non sono al Politecnico. L'ICRA verso gli AU, scusa, ma posso fare il collegamento? Vi ricordate quando abbiamo parlato di l'entità all'interno della governance di internet che gestisce gli indirizzi IP? Vi ricordate, parlavamo di IANA,
che fisicamente dice il blocco di indirizzo IP 130.192 sono del Politecnico di Torino. C'è un registro, è possibile consultare online, e quindi sapendo a chi è stato affidato quel blocco di indirizzo IP, per esempio Tiscali, per esempio Telecom Italia, è possibile cominciare a dare una prima indicazione dove sarà genericamente quell'indirizzo IP, Italia. E poi progressivamente col tempo sarà affinato sempre di più, tanto è vero che adesso penso che per voi sia l'esperienza normale vedere che vi compare una pubblicità estremamente contestuale, Torino direttamente. L'incra verso Yahoo è stata una dei primi case riguardanti internet, un'associazione partigiana francese fece causa a Yahoo perché su Yahoo erano venuti dei cinesi nazisti che sono vietati, la cui vendita è, costituisce un reato in Francia. In Francia non posso vendere le svastiche dell'SS piuttosto che no. Ovviamente su internet si trovano, e questa associazione disse: no, siccome in Francia queste robe qua sono un reato, Yahoo non può vendere. Voi capite che era un pasticcio per Yahoo, eh? Ed è evidente che se io però so che chi si collega dalla Francia, teoricamente potrei non offrire a quella persona quel prodotto che in quel paese costituisce un reato. Perché vi cito questa sentenza? Perché voi capite che è di nuovo una legge che in qualche modo entra in internet e spezza quell'unicità, unicità di internet. No? Internet è un non territorio. Qui si genera un primo microterritorio. I francesi non vedono su Yahoo le stesse cose che potrebbero vedere gli italiani, in virtù del fatto che viene reato vendere quelle cose. La sentenza con l'invenibilità, perché si trovavano diversi accordi, e quindi la parcellizzazione si può fermare grazie a lui. Però il problema c'è, e c'è tutt'oggi. Immaginiamo con i farmaci. Il problema delle farmacie online è un altro dei grossi problemi. In Italia non è che tu ti metti a vendere medicine, non sappiamo tutti, hanno aperto le parafarmacie, ma ci trovi solo l'aspirina, non è che puoi trovarci l'antibiotico o peggio. Però su internet io trovo tutto, perché ci sono dei paesi in cui... Ecco che di nuovo c'è un'esigenza di regolamentare in qualche modo. Qui avevo fatto uno schema quando è andato. Quindi internet viene cambiato da questi fattori, dal mercato, perché ciò che funziona si espande, ciò che non funziona nel mercato non si espande, ciò che è generato dalla concorrenza migliora, ciò che non ha concorrenza rimane costante. Dall'architettura il codice, che è stato il primo a modificarlo, dalle norme, cioè da come noi usiamo internet, e poi ovviamente dalla legge. Io salterei questa parte del mercato, degli ISP, delle cose, perché in realtà ho messo le basi per iniziare a farmi capire il problema della privacy su internet. Abbiamo visto i cookie, abbiamo visto il fatto che ci possano essere legislazioni differenti. Il problema della privacy su internet è esattamente come quella del diritto d'autore. Qualcosa che sapete di diritto d'autore, perché avete sentito il professor Ricolfi, che immagino che abbia qualche modo, e anche tu ne hai parlato. Se ci riflettete, tra che cosa sono le opere protette? Sono dei dati, in internet è tutto uguale, sono tutti 010101, che contengono delle informazioni. Queste informazioni possono essere elaborate e noi avremo un'opera d'arte, un'immagine, un libro, un disco, un file musicale. Oppure possono essere semplicemente delle informazioni, per esempio quelle contenute in un cookie. Questo, su questa persona qua, questo indirizzo IP qua, si è già collegato in questa cosa. È la stessa identica cosa. È un dato informativo. Questi dati, evidentemente, possono contenere delle nostre informazioni personali, in caso di un cookie, o possono contenere delle informazioni del tutto generiche che non credono. Ma certo è che la materia prima che circola, l'unica cosa che circola su internet, sono dati.
quando parliamo di privacy, noi pensiamo a una cosa diversa dalla protezione dei dati personali. O meglio, noi pensiamo alla stessa cosa, ma sono due cose molto diverse. Non necessariamente un dato mio personale viola la mia privacy. Quello di voi sarete su Facebook, giusto? Benissimo. Su Facebook le robe le mettete voi, i vostri dati personali, ok? Siete voi che autoviolate la vostra privacy, ed è giustissimo che sia così, fate benissimo. Non è una questione di privacy, perché se no fai giusto. Il diritto alla protezione dei dati vuol dire che voi però dovete poter continuare ad avere il dominio su quei dati. Voi avete rinunciato a un pezzo della vostra privacy mettendo una foto su Facebook, quindi lì la privacy non c'è. Però quella foto deve rimanere vostra e il giorno che decidete di toglierla dovete poterlo fare. E dovete anche in qualche modo sapere o poter controllare che utilizzo ne verrà fatto di quella foto o di quell'informazione. Non necessariamente il diritto alla protezione dei dati coincide con un problema di privacy. Coincide con il fatto di poter in qualche modo controllare che cosa c'è su internet di vostro. Il problema vero è che su internet voi che cosa c'è di vostro non riuscite a controllarlo. Non riuscite a controllarlo perché se noi dividiamo i dati che noi mettiamo su internet in due grandi categorie. Ciò che voi volontariamente date e ciò che vi viene preso a vostra insaputa. I cookie, tutto il problema della geolocalizzazione, tutti questi dati generano, come per i cookie, delle cose buone. La profilazione, il fatto che voi possiate avere delle pubblicità mirate, il fatto che possiate in qualche modo avere le risposte che cercate in relazione a quella che è la vostra attenzione internet, a quella che è la vostra frequentazione del web, a quella che è la vostra. E inevitabilmente delle cose negative che sono il fatto che questi dati possono essere utilizzati per fini a voi non noti. Tenete conto, nel tentativo di semplificare mi rendo conto che perdo un po' di organicità. Un problema di internet è il big business, cioè il fatto che voi, buona parte della rete, dei servizi gratuiti che voi ottenete con provider, voi li pagate con i vostri dati, nel senso che loro, sapendo le cose di cui avete bisogno, vi offrono delle pubblicità mirate. Questa massa di dati enorme che voi continuate a più o meno legittimamente fornire a vari provider, a varie rete, può essere però utilizzata anche da quello che io chiamo un big brother, e cioè che sono le pubbliche autorità. Allora, cosa è successo? Se la privacy era un diritto che in qualche modo in Italia era considerato la riservatezza, il diritto alla protezione dei dati non esisteva in Italia, non c'era un articolo che proteggeva i vostri dati. E per la verità, ancora oggi a livello costituzionale in Italia non ce l'abbiamo. Non esiste un diritto alla protezione dei dati a livello costituzionale. Forse devo aprire una parentesi. Voi sapete cosa vuol dire quando un avvocato dice a livello costituzionale? No. Ok. Esiste una legge sopra tutte le leggi in ogni Stato democratico, che è la Costituzione. Questa legge sopra tutte le leggi è una legge rigida che fa scendere su tutte le possibili altre leggi, che sono miliardi, i principi fondamentali. La nostra è la nostra Costituzione, che era vecchia e che non poteva prevedere un diritto alla protezione dei dati. Prevedeva due cose: un diritto alla
riservatezza del domicilio e un diritto alla riservatezza delle comunicazioni. Erano le uniche due, che negli anni 40, le uniche due barriere che erano state messe, per cui si diceva nessuno può entrarti in casa per nessuna ragione se tu non vuoi, nessuno può leggere la tua corrispondenza se tu non la rendi. Così è rimasto fino adesso, ma il diritto alla protezione dei dati e si è, come dire, sviluppato ed è sorto legato alla tecnologia, quantomeno in Europa, e noi oggi siamo parati sotto questo profilo dalla Carta di Nizza e dalla Dichiarazione dei diritti universali, della Convenzione universale dei diritti dell'uomo in Europa. L'articolo 8 della Carta di Nizza, che vale come fosse una Costituzione sopra la nostra Costituzione, prevede che noi abbiamo il diritto alla protezione di questi dati. In Internet quello è uno dei diritti fondamentali che soffrono maggiormente, proprio per quello che vi ho detto prima, per l'incontrollabilità delle informazioni nostre che circolano sulla rete. È un diritto recente, perché la Carta di Nizza è del 2000 ed è entrata in vigore solo l'anno scorso qua in Italia come legge costituzionale. Quello è il primo diritto fondamentale che su Internet viene stressato, anzi per la verità è un diritto che è stato creato proprio in reazione allo stress di Internet. Quindi qui è una legge grande, importante, perché è costituzionale, che detta un principio che inevitabilmente cambierà la rete o condizionerà. Un secondo diritto fondamentale che la rete qui non ha generato ma ha certamente stressato è la libertà di espressione. Questo è un diritto di antica formazione che noi abbiamo nella nostra Costituzione, in un articolo bruttarello, devo dire, perché era legato agli anni 40. Perché questo è il secondo diritto fondamentale che inevitabilmente incide sulla rete? Perché la rete ha decuplicato la libertà di espressione. Quindi la regolamentazione del diritto di poter dire tutto ciò che ci pare, salvo i diritti di terzi, nella rete evidentemente viene gonfiato, perché fino a 20 anni fa era impensabile che io, scrivendo un post, essere letto da 2 miliardi di persone, solo per dire una stupidaggine. Questi sono i due diritti fondamentali che in rete più patiscono e più incidono sulla libertà di rete. Allora, cerco di riportare un po' di ordine in quello che vedo. Noi avevamo una rete totalmente libera da qualsiasi intervento legislativo. Questa rete si è modificata per dei fattori propri extralegislativi. A un certo punto però questa modificazione ha inevitabilmente generato la necessità di interventi legislativi. Il più evidente è quello della privacy, perché si è dovuto generare un nuovo diritto che non esisteva prima, che è figlio più o meno legittimo della privacy, ma che è il diritto alla protezione dei dati personali, che è il diritto recentissimo. Un secondo diritto che immediatamente è andato sotto stress, diciamo così, grazie alla rete, è quello della libertà di espressione, che è un diritto vecchio, ma che è un diritto che nel potenziamento che ha avuto grazie alla rete ha inevitabilmente e si è espanso fino ad andare a cozzare inevitabilmente con tutta una serie di altri diritti, per cui voi troverete 1000 proposte legislative di gente che si lamenta che sui blog ci sono continue diffamazioni, di gente che si lamenta tutta una serie di violazioni di diritti terzi che in realtà sono espressione del diritto di espressione.
Torno un secondo a bomba sulla, sulla privacy. Ogni volta che io, che faccio il penalista, apro un fascicolo processuale per un qualsiasi reato, io rilevo in procura il fatto che le tracce del colpevole, dei testimoni, vengono prese da internet. Perché noi, internet è ormai così ricco e pieno di impronte digitali nostre, internet, quando dico internet dico il mondo digitale, i nostri computer, i nostri telefoni, le nostre. Per cui per qualsiasi cosa la Procura della Repubblica, la prima cosa che fa è tabulati telefonici, celle dei vostri telefonini, di modo che io so esattamente dove ero, in quale momento ero, agganciato a quale cella e qual era. Voi avete parlato di diritto d'autore. Il diritto d'autore in rete è sostanzialmente inattuabile. Ogni volta che le case discografiche tentano di bloccare una scambio di file in rete, piuttosto che non un peer-to-peer, piuttosto che non un mega-upload, loro inevitabilmente acquisiscono gli indirizzi IP di chi ha scaricato i brani, le connessioni, insomma tutti i dati personali. Ovviamente, posto che si è creato un nuovo diritto costituzionale, a un certo punto l'Europa prevalentemente ha detto non si può. Anche per la repressione dei reati, la ricerca di dati personali in rete, nei computer, eccetera, eccetera, deve sottostare a delle regole precise. Non si può sfruttare il big data per ottenere informazioni anche in presenza di reati. La situazione è ovviamente ancora molto fluida. Io vengo ieri da un incontro con i giovani avvocati in cui cercavo di far capire ai miei colleghi che poco sanno di internet come sia un dovere fondamentale degli avvocati oggi difendere dall'invasività delle procure della Repubblica tutto quello che è il mondo del digitale. Ma mi rendevo conto che così non è. Mi vorrei portare due casi che sono legati al digitale, alla tecnologia. Uno è quello della GPS tracking, cioè il tracciamento delle posizioni con il GPS. In America c'è stata una sentenza che ha dichiarato illegale il tracciamento con GPS degli indagati. Il caso era uno spacciatore di droga, la polizia gli ha messo un tracker sotto la macchina e hanno tracciato, è stato condannato in primo grado, assolto in appello, la corte, il procuratore che presso la corte d'appello ha fatto ricorso alla Corte Suprema e la Corte Suprema ha fatto una bellissima sentenza in cui c'è stata una lotta tra diritto alla privacy e diritto di proprietà privata tra quattro giudici e quattro dei cinque giudici, sono nove giudici. Cinque giudici hanno deciso che quella era una violazione della proprietà privata, quattro giudici hanno detto che era sì una violazione, che quindi non era illecito, ma non per la proprietà privata, ma per la protezione dei dati, cioè per la privacy. Perché vi racconto questa cosa? Perché in realtà quel diritto alla protezione dei dati di cui vi ho parlato prima, che in Europa è costituzionalizzato dall'articolo 8, non è così in tutto il mondo. In America, per esempio, non esiste un diritto alla protezione dei dati così come lo conosciamo noi, per ragioni culturali. Loro non hanno i diritti della persona come li conosciamo noi, loro i diritti della persona li considerano diritti di proprietà che si estendono anche alle estensioni materiali della persona, ma questo diventa complicato. Fatto sta che
la Corte Costituzionale americana, la Corte Suprema americana ha detto è illegittimo seguire le persone con il GPS tracking. Voi sapete per esempio che Apple ha avuto un grosso problema recentemente perché sull'iPhone c'era un file che teneva tutti i tracciamenti del GPS per tutto l'anno, adesso è stato eliminato, ma questo era presente su tutti gli iPhone. Quindi questa è un'altra violazione della privacy. Potrei parlarne e citarvi altri esempi, ma questo era per cercare di darvi una cosa. Posso, sì, certo. Visto che sì, sì. L'obiettivo è anche di aiutare loro a ragionare, a capire la ragione. Però certo. Lui è l'avvocato penalista e difende qualcuno, io faccio finta di essere il carabiniere, che dico queste nuove tecnologie, internet, i telefoni cellulari, hanno clamorosamente semplificato la mia vita. Lo diceva il presidente Giuliano Amato, che un maresciallo della polizia, diceva la mia vita è migliorata clamorosamente, proprio per i motivi di indagini, proprio lo dicevo per il principio. Quindi provo a fare l'avvocato del diavolo, anzi a rappresentare le forze dell'ordine che dicono ma è meraviglioso, facciamo meno fatica, portiamo più colpevoli alla giustizia, usiamo meno risorse pubbliche perché costa anche proprio fisicamente di meno, anziché seguire la persona di notte nascosti da un cappello e fare il pedinamento. Quindi in realtà ci sono soltanto aspetti positivi. Al che l'avvocato invece l'avvocato cosa risponde? Allora, l'avvocato risponde che è tutto vero, ma vi faccio un esempio banale. Se io ho un pedinamento, io ho un soggetto che pedina e quando farò il processo io avrò questo soggetto seduto lì. Potrò fargli delle domande, potrò capire dove era, cosa ha visto, come lo ha visto. Se io in un processo, e questo capita spessissimo, tutto quello che ho è un picco di dati informatici, che tendenzialmente nessuno di noi riesce a capire, perché un processo è meglio questo. Quotidianamente, a me è successo la scorsa settimana, producono un CD dicendo questa è la prova che questo signore è stato alle 3 di notte in quel dato bar dove c'era il mafioso, ok? Io dico, questo CD non è la prova di nulla, perché io ho bisogno di sapere come è stata formata questa prova, chi ha piazzato questo rilevatore, come l'ha piazzato e soprattutto su di chi, perché ogni violazione dei diritti fondamentali deve sottostare a due condizioni. Io posso violare un diritto fondamentale, la protezione dei dati, o la riservatezza della comunicazione, o la libertà di movimento, o la proprietà, come è stato detto in America, a due condizioni, che ci sia una legge che me lo permette e che ci sia un giudice che ha valutato che i presupposti di quella legge ricorrono in quel caso. Allora, il poliziotto potrà anche avere la vita semplificata, ma non potrà mai decidere lui chi seguire e cosa decidere, dovrà chiedere. Ma tra pedinamento, che differenza c'è? Il pedinamento può disporlo autonomamente? No, il problema è che noi la legge non è adeguata, quindi il pedinamento elettronico ovviamente nel codice non esiste. Il pedinamento tucur è un'attività di indagine che entra nel processo con la testimonianza del pubblico ufficiale che lo ha pedinato. Però può essere disposto dalla polizia, dalla forza dell'ordine. Indubbiamente. Senza. Ma tu capisci che un conto è un pedinamento dal vivo, analogico, che può durare un'ora, 3 ore, 10 ore, 2 giorni, ma un conto è un pedinamento con un GPS sotto la macchina che dura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente da ciò che faccio e da ciò che sono. No, certo. Allora, l'invasività è un po' quel discorso che noi viviamo ogni volta sul discorso della riservatezza, e cioè se tu sei in un luogo pubblico e fai determinate cose, non vuol dire che in quel luogo pubblico
quelle date cose io posso prenderle, firmarle e sbatterle sul web, solo perché sono fatte in un luogo pubblico. Cioè la lesione è molto differente. Io posso saltellare il nudo nel mio prato e rischio che mi veda la medicina, ma se la medicina mi riprende e mi mette su YouTube, capite che c'è una differenza rispetto... Non è che può dire, vabbè, ma l'ha fatto sul mio prato, era visibile. Noi, la nostra Cassazione ragiona ancora così, per cui le videoriprese non comunicative si chiamano. Cioè, quando la polizia, utilizzando la tecnologia digitale, invece che fare la classica osservazione, fa che riprendere, per carità, legittimo, tutto bene. Però è evidente che è diverso l'impatto di quel tipo di attività rispetto. Poi c'è il problema come ci entra nel processo quel dato documento, che non è una prova, che io non posso verificare, che cioè, ci sono tutta una serie di problematiche molto differenti su quella che è il digitale applicato al processo penale. Il problema che noi abbiamo del cloud nei processi penali è un problema molto sentito. Ieri c'è un pubblico ministero che ha preso la parola e diciamo che capita spesso durante le indagini di registrare durante una legittima registrazione di conversazione telefonica, lo possono intercettare, lo possono intercettare se c'è un giudice e se c'è la legge che è un giudice che controlla che sia quello il caso, dice questo comunica le sue password. Per Bacco a quel punto noi abbiamo le password per entrare in Gmail, vuol dire che noi abbiamo tutta la sua conversazione, tutta unita. Ci possiamo entrare o non ci possiamo entrare? E come ci possiamo entrare? Non è un'intercettazione, perché l'intercettazione che è regolamentata dalla legge è live, io ascolto quello che si dicono o intercetto dei flussi telematici, ma accedere a un database della mia posta solo perché ho la password cosa è? Allora si diceva, per esempio, se faccio un sequestro, entro con quella password, cambio la password e io a quel punto io di fatto ho sequestrato la corrispondenza. Ma bravo, ma tu puoi sequestrare la corrispondenza in relazione a uno specifico fatto. Questo, non lo so, ha fatto un'estorsione, ha mandato delle terminatorie, cercherà delle terminatorie, ma non mi sequestri l'intera corrispondenza di una vita che ormai è contenuta in un account email. Cioè ormai, quando ti sequestrano il computer perché cercano un'immagine, non ti hanno sequestrato un computer e basta, ti hanno sequestrato un pezzo della tua vita, un pezzo fondamentale della tua vita. Non solo, ma loro legittimamente l'hanno sequestrata perché cercavano quella foto. E se dentro trovano del resto va tutto bene. Se dentro, oltre a quella foto, trovano anche 200 GB di file scaricati da in peer-to-peer, mi contestano anche l'altro reato o no? Perché quella prova è stato assunto contro uno dei diritti costituzionali, che è il domicilio informatico, che è la protezione dei dati personali, quelli sono i dati personali. Sono problemi che non abbiamo risolto. Questo fatto, per esempio, delle mail e degli account mail è un fatto che in qualche modo ieri la Procura della Repubblica ha messo a essere per loro un problema. Dropbox. Forzare la password di Dropbox è facilissimo per una Procura della Repubblica. Ma è un sequestro il fatto che loro entrino, mi cambiano la password, che mi prendono tutta la mia roba che c'è su Dropbox? Per fare un sequestro io devo dare un'informazione di garanzia, nominare un avvocato, dare le ragioni, io lo faccio da remoto. Pensate ai keylogger, quando inseriscono nel computer dell'indagato un piccolo software che registra tutte le battute che fa su quel computer. È legittimo quella cosa lì o no? No, non è legittima. Ma perché non è legittima? Perché non è neanche disciplinata dai nostri codici, ma è talmente devastante rispetto a quello che erano i normali metodi di indagine che è inevitabile che si generino vicende di questo genere, cioè che si strappi e che si debba intervenire di nuovo a rischio di unificare o no quella che è la rete e la sua capacità di sviluppo. Voglio fare un altro parallelo tra una utilità in fase potenziale, perlomeno, in fase di indagine, quindi un
un rendere più facile la vita delle forze dell'ordine verso le conseguenze sociali. Pensiamo al cosiddetto decreto Pisani. Fino a un anno e mezzo fa neanche, quindi fino al 31 dicembre 2010, in Italia c'era una norma di legge introdotta nell'estate del 2005 dopo l'attentato di Londra, che unico paese OCSE prevedeva che per accedere a internet da un punto d'accesso pubblico, che fosse un internet point o che fosse un wifi, e chi forniva questo internet, questo accesso pubblico, in alberghi, in biblioteche, qual politecnico è stata introdotta nella procedura di immatricolazione al Politecnico la fotocopia del documento d'identità. Perché? Perché c'era questa legge che diceva che chi offriva l'accesso a internet doveva identificare in maniera forte la persona che accedeva a internet, dargli il username e password, tenere i log, tenere questa fotocopia agli atti per X anni, ok? Più altre cose ancora che non vi sto a dire. Questo cosiddetto decreto Pisano, cosa significava? Da una parte significava che se capitava qualcosa, la polizia faceva un'indagine e vedeva che il flusso nasceva da un certo indirizzo IP, risaleva al Politecnico di Torino, compariva qua il Politecnico e diceva: chi è che ha fatto questa cosa? E il Politecnico tirava fuori tutto, incluso la fotocopia della carta d'identità. Un albergo, la fotocopia del passaporto del turista. Okay? Allora, questo da una parte semplifica almeno un po', almeno ogni tanto, l'attività della polizia, delle forze dell'ordine. Viceversa, l'effetto sociale era che milioni di persone per anni, turisti, cittadini qualunque come noi, se volevano accedere in biblioteca dovevano sottostare a una lunga procedura di registrazione, inclusa la fotocopia fisica del documento. Lì per lungo tempo, fino alla sua abrogazione, ma di fatto ancora oggi, perché questo decreto Pisano è rimasto nella testa quasi tutti in Italia, c'era un bilanciamento. Vale la pena imporre questa cosa a tutti indiscriminatamente per semplificare le indagini quando capitava qualcosa, sì o no? Questa è una decisione che alla fine è politica, e quindi io per esempio personalmente ero contrario, mi sembrava che imponesse un peso sulla società molto forte, ma è un altro tipo di bilanciamento di questo tipo. Quindi circostanza per circostanza la società deve decidere, vale la pena o non vale la pena? È un'invasione, è un ritardo della diffusione di internet, è un'invasione della vita delle persone, uno scoraggiamento a collegarsi, perché poi alla fine se è troppo complicato molti semplicemente rinunciano, se è troppo difficile, oppure vale la pena perché invece rende l'attività dell'autorità giudiziaria più efficace, più incisiva, più leggera, eccetera. Guardate, in internet mai nella storia dell'uomo un qualsiasi tiranno avrebbe mai immaginato di poter avere a portata di mano tante informazioni come oggi potrebbero averne tramite la rete e il mondo digitale. Non è mai esistito neanche nel più feroce pensiero del peggiore dittatore il fatto di avere lì a portata di mano i dati che oggi sarebbero disponibili. E una delle più grosse fregature è la frase: vabbè, ma se non ho niente da nascondere, no? La casa di vetro. Certo che se io metto in casa di vetro, con le pareti di vetro, azzero probabilmente la violenza familiare, ma andrebbe bene lo stesso. No, quella roba lì è una roba su cui davvero bisogna lottare. E bisogna fare attenzione anche contro chi lottare, perché il problema della privacy ci è molto spesso proposto come un problema di big business, cioè i provider sanno tutto di voi, è vero, questo può essere un problema. Però il problema vero della privacy in internet è, indubbiamente per i paesi non democratici, ma anche per i paesi democratici, le regole per cui non ci possa mai essere una saldatura tra ciò che sa legittimamente il business per rendere, cioè quando io parlo del business parlo dei provider, di tutti i servizi che voi, ogni volta che voi scaricate un film, non solo scaricate un film, ma generate una massa di metadati, si chiamano, al di fuori del lavoro, ogni volta che voi fate una conversazione al telefono piuttosto che non in chat, si generano una massa di metadati collaterali
che sono il tempo, quando, da dove, in che termini, che prescindono dal contenuto della conversazione, ma che sono fondamentali per un'indagine su di voi, per avere tutto questo. È ovviamente uno dei, secondo me, è un domani il problema fondamentale in vita. Che non so come e quando, perché poi lì si innestano delle dinamiche particolari. L'Europa, che è molto avanti nella tutela dei diritti, l'Europa è l'unico continente, l'unica confederazione, l'unico continente che ha una corte di la CEDU, la Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo, è l'unico organismo che esista al mondo che si permette di giudicare gli stati che hanno aderito a questa convenzione per le violazioni dei diritti umani. L'Europa ha molto forte il problema della privacy, l'America un po' meno, perché in America ci sono i grandi provider che ovviamente vivono grazie al fatto che voi, mettendo dati su Facebook, eccetera, eccetera, alimentate questa materia prima che sono i dati, che consentono a loro di monetizzarli, di vendere il famoso bianchetto del mattino alla società che saprà che voi avrete il problema di alcolismo, e quindi io guadagno la società, e io un po' meno, perché un po' vengo perdo nell'onore, ma in qualche modo so che al momento giusto mi arriva la pubblicità. Ma se questo tipo di business viene inglobato o non ha una protezione ferrea rispetto alle pubbliche autorità, allora questo è un problema. E qui ritorno a un tema che so che avete trattato, che è quello della responsabilità degli internet service provider. So che Volcano vi ha parlato del fatto che si tenta di far sì che gli internet service provider siano responsabili delle cose che trasmettono, per esempio YouTube, eccetera, eccetera. Mi sembrerà distante, ma non è così distante. Se noi c'è una classifica, provo a vedere se la recupero, della resilienza, non so se recupererla, della resilienza dei grandi internet service provider rispetto alle richieste degli stati. Apple è una tragedia, nel senso che ha solo una stellina, cioè se una pubblica autorità chiede un dato a Apple, che ne ha tanti, lui glielo dà. Dropbox va già meglio, non so se digitalizzerlo perché purtroppo è solo una foto. Facebook, Google, siamo lì. Però, per farvi un esempio, sono confuso, ma per darvi delle idee, c'è una sentenza che è uscita 4 giorni fa, che assolve Google per non aver tirato giù dal motore di ricerca un sito che, a detta di un signore, diffamava lui, ok? E violava la sua privacy, perché aveva dei dati personali suoi, aveva delle immagini di questo signore all'interno del sito. Questo signore aveva chiesto più volte a Google, con quella procedura di notice and takedown di cui forse vi ha parlato, non avete parlato, cioè sul fatto che io, internet service provider, non sono tenuto a controllare le cose che ospito dei terzi, eccetera, eccetera, gli access ovviamente, cioè quelli che mi danno la connettività, non YouTube, cioè i content provider, quelli che raccolgono le cose, e neanche ovviamente search, i motori di ricerca. I motori di ricerca non sanno che cosa linkano, hanno questi spider che esistono. Questo signore su Google in prima pagina col suo nome veniva fuori un sito di un altro signore che oggettivamente ne raccontava da pendere di questo qua. Questo qua ha scritto a Google dicendo: togli quel link lì, perché grazie a te, che sei il grosso motore di ricerca, chiunque mette il mio nome trova quella roba lì. Se Google fosse stato poco resiliente, avrebbe detto: va bene, che me ne frega a me, me lo chiedi, mica che l'altro mi paga per tenerlo su, lo butto giù, non mi creo problemi.
Quando poi questo signore gli ha fatto causa citandogli davanti a un tribunale italiano, a maggior ragione Google poteva dire: boh, ma io vado a pagarmi gli avvocati per difendere il mio diritto di... butto giù quel link, buongiorno alla serie. No, si è costituito e ha fatto una battaglia per dire: tu, giudice, non puoi dirmi di buttare giù quel sito a meno che tu non dichiari che quel sito è un reato. Se tu mi dici che quel sito è un reato, butti giù il sito e poi mi obblighi e mi dici: ma se tu lo butti giù il sito, io da search lo tolgo. Ma se tu non togli il sito, io Google non lo tiro giù quel sito, perché ho una responsabilità nei confronti del web, nei confronti di search, della neutralità, della libertà di espressione, che si manifesta anche tramite il fatto che il mio motore di ricerca si limita a fotografare quello che c'è, e se quel sito c'è, io non faccio. Il giudice ha fatto ragione a Google dicendo: Google hai fatto bene, ma quanti internet service provider avrebbero fatto una roba di quel genere? Era molto più comodo toglierlo, era molto più comodo buttarlo giù. Perché non piaceva a noi avvocati il regolamento Agicom? Perché il regolamento Agicom sul diritto d'autore, che era quello di cui si parla molto in questi giorni, in cui in buona sostanza si voleva normare il fatto che un qualsiasi proprietario di una di un'opera protetta che sia scambiata in rete eccetera eccetera poteva segnalare la presenza di quell'opera e poi costringere o comunque far tirare giù quel link, quell'opera, quella cosa, perché non va tanto bene? Certo che in linea di principio è giusto, ma se poi tutti quanti, pur di non aver casino, tirano giù, noi deprimiamo il web, non avremo più la ricchezza che abbiamo oggi. E quindi, come dire, mi rendo conto che tutti gli input che vi do sembrano sparsi, ma per cercare di dargli un senso, è che noi abbiamo in mano una situazione in cui più di una legge, più di un giudice, più di una problematica si inserisce in questo, sulle reti e in questo nuovo mondo, e inevitabilmente rischia di cambiarlo. Come e in che modo? Perché io avevo detto, adesso anche noi diciamo abbiamo bisogno di una legge che protegga, che intervenite e legiferate su internet, proprio per quello, perché bisogna che internet diventi oggetto di una legge che ne protegga, paradossalmente, il fatto che non possano esserci leggi che gli vanno sopra, eh? Una sorta di costituzione che faccia sì che non possa esservi un intervento legislativo giustificato per questo o per quell'altro che possa minare quella che poi è la neutralità della rete, cioè il fatto che non vi siano gatekeeper, il fatto che non vi siano autorizzazioni, il fatto che non vi siano proprietari su quello che è la circolazione delle informazioni. E il fatto che io debba però proteggere le informazioni personali deve essere in qualche modo bilanciato con la necessità che la rete non venga. Il problema di cui vi facevo prima, a un certo punto i provider americani mi dissero: già, ma se noi, l'ho detto prima, se noi tutte le volte che si apre una pagina dobbiamo far fare click, la gente non naviga più. Allora, come si risolve questo problema? Beh, l'unico modo è che ci sia una legge superiore che tutela quella che è detta la neutrality, e cioè il fatto che ci debba essere un accesso libero e una libera che possa fluire le informazioni. Su di questo si bilancerà, come si bilancia sempre, per esempio, tra la libertà di espressione e la diffamazione, tra il diritto del poliziotto di intercettare le mie telefonate e il diritto a che io non abbia le telefonate intercettate. E allora c'è una legge, questa legge c'è, nessuno se ne lamenta, in cui si mezza via, perché il Presidente del Consiglio se ne è lamentato per anni, ma insomma, in ogni caso c'è una legge ben precisa, può essere cambiato o meno, ma almeno ci sono delle leggi. Il rischio in questo momento è che senza una legge che protegge la rete in quanto rete, o per una ragione o per l'altra, si possa in qualche modo
togliere il dato fondamentale della rete, che era quella, quella capacità e quella libertà di far fluire l'informazione. Mi rendo conto di essere stato molto confuso, ma non avevo una traccia precisa. Ci sono delle domande, così poi facciamo il previsto intervallo. Domande sui vari punti che avete sentito. Fare anche delle domande sì, sui reati, sul peer-to-peer, sul reati digitali. Reati digitali, sì. È tutto chiaro? Perché alcune cose. Dubito, ma no, ma è approfittiamo perché questo è il momento per il chiarimento. Se dovete dire, vi chiedessi all'esame di definire in cosa consista, proprio per estrema sintesi, la tutela dei dati personali, ovvero la cosiddetta privacy, sareste tranquilli, sapreste cosa scrivere? C'è una tutela dei dati personali che discende dal livello europeo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea fino alle leggi nazionali. Su, reagite. Rispondo io, che dovete scrivergli che dà alle persone un diritto di proprietà sui loro dati personali e quindi di seguire e di proteggere i propri dati personali. E che cos'è, chi definisce cosa sono i dati personali? Un dato personale, abbiamo discusso anche, un dato personale è qualsiasi informazione. Allora, intanto forse potrebbe essere opportuno, il dato è una rappresentazione di fatti, informazioni, concetti espresso in che possa essere letto da un computer. Questa è la definizione che la direttiva europea danno di dato informatico. Il dato personale è quella informazione, quell'informazione che può essere collegata a una persona fisica, cioè a cui io posso risalire direttamente o indirettamente a una persona, a un soggetto determinato. Per esempio, una delle grandi discussioni è l'indirizzo IP. È un dato personale o no? È un dato personale o no, secondo voi? Sì. Perché? Perché è attraverso quell'indirizzo che arrivano delle notizie. Perché è legata a una connessione e quella connessione a un contratto e quel contratto viene assegnato, l'indirizzo IP viene assegnato dall'access provider, l'access provider per assegnare quell'indirizzo su quella data rete ha un nome e un cognome che è l'intestatario del servizio. Tenete conto che se fosse una società di intestatario del servizio non sarebbe più un dato personale. Quindi non necessariamente un indirizzo IP è un dato personale, ma soprattutto non necessariamente l'indirizzo IP consente di risalire a chi ha compiuto l'operazione attraverso quello. Questo è uno dei grossi problemi che si incontrano. Quando qualcuno mi fa la Peppermint Jam, che era una casa discografica, diede in carico a una società svizzera di sniffare le reti peer-to-peer, raccogliere tutti gli indirizzi IP, dopodiché gli indirizzi IP sono risaliti tramite gli access provider al nome e cognome dell'intestatario della linea e hanno chiesto un risarcimento del danno per tutti i brani che erano stati scaricati da quell'indirizzo IP. Quella causa la vincemmo grazie al fatto che buona parte di quelle intestazioni, mi ricordo il caso, uno dei casi che avevo io, c'era questa signora Ada che era nata a Roma nel 1921, intestataria di questa linea telefonica, che avrebbe scaricato un brano di Mouse T alle 4:30 di notte. Io dissi giudice, se lei ritiene che la signora Ada ha 92 anni, 93 anni, scarica Mouse T, che è una musica dance piuttosto veloce, alle 4 del mattino a condanni, e il giudice da lì fece franare il danno. Diede una mano garante che disse che non erano utilizzabili quei dati. No, volevo chiedere questo, se l'indirizzo IP associato ad esempio a una persona anziana, qual è il rischio? Tenga però conto che se il reato è grave, perché per esempio
da quell'indirizzo IP è partito l'ordine di una bomba, dico per dire. Io arrivo all'intestatario, ma una volta che metto le mani sul computer so chi però è. Per un download. Perché profilare su un computer qual è l'account e chi è che gestisce, è non facile perché i vostri computer sono così pieni di vostri dati che è impensabile riuscire a non farlo. Però solo l'indirizzo IP non auto, un po' come per la verità, il DNA ti dice chi è, non ti dice se è l'assassino, cioè non è. O l'impronta digitale non ti dice che l'abbia ucciso lui, ti dice che è stato lì e che ha messo quell'impronta, cioè è un indirizzo. Altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, pensate durante l'intervallo, c'è Simone anche a disposizione per i tuoi dubbi sul blog, eccetera, e riprendiamo tra 20 minuti esatti.